Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di dinamica. Che cos'è la dinamica nella musica? Cantare in libertà. La dinamica è l'intensità del suono, cioè il suono può essere piano, pianissimo, mezzo forte, forte, fortissimo e così via. Come gli strumentisti suonano utilizzando una dinamica, così anche i cantanti devono assolutamente usare la dinamica quando cantano. Solitamente le canzoni cominciano con un andamento piuttosto leggero, facendo piano, come nelle favole. C'era una volta, fino a che poi crescono di intensità, arrivano ad un punto agogico dove si dà il massimo. Eccetera, e poi piano piano di nuovo tornano a essere più leggere fino a e vissero felici e contenti. Più o meno questo andamento ad arcobaleno è quello che si utilizza spesso. Ad esempio, c'è una canzone, non so, dei Radiohead che mi viene in mente, che inizia così piano: When way before can look in the eye. Poi arriva il ritornello: But I'm a creep, I'm a widow, eccetera, e poi di nuovo finisce. I don't belong here, I don't belong here, in modo leggero. C'è un esercizio che solitamente io faccio, che è quello del cerchio. Immaginiamo di avere un cerchio dove il volume più basso è qui in basso, il volume maggiore è in alto, e cerchiamo di tenere una nota anche utilizzando un suono muto tipo la M. Questo è basso. E in mezzo cerchiamo di avere tutti gli altri numeri 0, 1, 2, 3, 4 fino a 10 e poi sfumarlo di nuovo senza fare cambi repentini. Cioè, se noi siamo qui, e arriviamo forte ma in maniera graduale e poi scendiamo anche in maniera graduale. Non è un esercizio molto facile, però se provate e riprovate ogni giorno, vedrete che poi piano piano riuscirete, soprattutto la cosa importante è restare sulla stessa nota senza crescere o decrescere con il suono, con l'intonazione. Perché diciamo quello che il rischio è questo: partire piano e andare verso una nota alta, invece è solo il volume da cambiare. Senza scendere o salire di intonazione. Soprattutto quando teniamo i suoni lunghi, le note che sono molto lunghe, cerchiamo di dare una dinamica. Altrimenti poi, dopo un po' che noi abbiamo una nota fissa allo stesso volume, inizia a sembrare un citofono più che una voce questo. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.